direttamente i giovani che ci hanno interpellato, ci hanno detto quello che sentono, quello che provano. E devo dire che questa è la prima forma di evangelizzazione, cioè ci stanno dicendo che le cose sono veramente importanti per loro, che questo sinodo è un'autentica sfida per noi pastori e che ascoltarli, ma vivere insieme con loro queste giornate è quanto di più importante possiamo avere come grazia di Dio dei giorni sinodali. Abbiamo tantissimi giovani che fanno un'esperienza di nuova evangelizzazione. Ritengo che dobbiamo essere però anche capaci di verificare come il linguaggio dei nostri giovani sia un linguaggio impregnato di una nuova cultura, che è la cultura digitale. E ritengo che si possa essere nuovi evangelizzatori anche e soprattutto in questa cultura, che è una cultura non più solo giovanile, attraverso il primato dell'ascolto della parola di Dio. I giovani ci stanno dicendo quanto sentono il desiderio di spiritualità, quanto sentono la necessità di ascoltare la parola di Dio, di vivere una vita in comunità e quindi di essere profondamente chiesa.